Ciao a tutti, in questo video parleremo di un altro paese dell'ex Unione Sovietica. Sto facendo tutti dei video dedicati alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, ho fatto tantissimi video sull'Unione Sovietica in generale, andate a vederli se vi interessano, vi lascio tutti i link qui sotto, anche qui da qualche parte dovrebbero uscire dei video, dei link e anche una playlist dedicata sia ai video dell'URSS sia anche ai video delle ex repubbliche sovietiche. Attualmente siamo in Asia centrale. E abbiamo già fatto tutti i paesi dell'Asia centrale, a parte Kyrgyzstan. In questo video parleremo proprio di questo e così finiamo la parte asiatica. Dopodiché, nei prossimi video andremo nel Caucaso. Quindi, in quel modo, facciamo un po' dei pezzi, che si collegano tra loro. Anche perché siamo partiti dal Kazakistan e quindi ho deciso di fare tutta l'Asia centrale. Oh, vi ricordo, se vi piacciono queste tipologie di video, se vi piacciono questi video, se vi piace il canale, mettete il like. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdere le novità. E la concludiamo con Kyrgyzstan, in russo Kyrgyzstan, in italiano Kirghizistan, in italiano lo chiamano anche Kirghizia, veramente anche i russi lo chiamano Kirghizia. Kyrgyzstan, ufficialmente Repubblica del Kyrgyzstan, è uno stato indipendente dell'Asia centrale, confina con Cina, Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan. È uno stato senza sbocco sul mare, la capitale e la città anche più importante è Bishkek, chiamata Frunze nel periodo sovietico, e Frunze è stato un generale dell'armata sovietica. È capitato spesso che le città durante l'Unione Sovietica avevano cambiato nomi. Sappiamo San Pietroburgo, sappiamo Stalingrad, sappiamo Leningrad, sappiamo Kuibyshev. E anche Bishkek veniva chiamata Frunze e la popolazione ammonta intorno ai 6 milioni di abitanti, quindi comunque sono cifre sempre basse. Dal 1936, con il nome di Repubblica Socialista Sovietica Kirghisa, fu una repubblica federata dell'Unione Sovietica fino al 91, anno in cui divenne indipendente dall'Unione Sovietica. Dal 92 è membro delle Nazioni Unite, prende il nome dal popolo kirghisi, unito a Stan, che significa paese, letteralmente paese dei kirghisi, assomigliante agli altri paesi dell'Asia centrale con suffisso Stan. Ma prima di tutto parliamo della storia, perché prima di parlare di un paese dobbiamo sicuramente conoscere il passato del paese. La storia anche qui è ricchissima, ci sono state delle invasioni da tutte le parti, è stata una terra di conquiste un po' di tutti, e parliamo un po' cosa è successo dopo, quando poi si è sciolta l'Unione Sovietica. I primi abitanti furono il popolo dei Sciti, che qui si stabilirono dal VI al V secolo a.C. Dopodiché c'è stato l'impero persiano Achemenidi, quindi capoluogo era Samarcanda, la città dell'Uzbekistan. Qui nel Kyrgyzstan è molto vicina, tutto vicino, c'è una connessione in tutta la storia del Kyrgyzstan con l'Uzbekistan. Guardate il video dell'Uzbekistan, l'abbiamo già fatti, e la Samarcanda è proprio la città uzbeka di cui ho già parlato. Poi cadde sotto l'influenza del regno della Macedonia di Alessandro Magno. I Sogdiani, indigeni sciiti della zona, erano noti per la loro tolleranza verso le religioni altrui. Il buddismo, il manicheismo, i nestoriani e i seguaci di Zoroastro avevano significative quantità di adepti e rimasero fra i principali attori del commercio sulla via della seta fino all'invasione dei musulmani. Quindi loro, religione musulmana che esiste, che c'è anche adesso, è dovuto proprio all'invasione dei musulmani nell'VIII secolo. Anche qui vediamo Via della Seta, perché l'Asia centrale era il punto cruciale proprio della Via della Seta. Una parte importante della storia è l'avvento dei turchi, come un po' è successo anche per gli altri paesi, perché qui concludiamo un po' tutto il circolo dell'Asia centrale. Sono gli turchi stessi che avevano dato il nome ai kirghisi, Kyrgyz,
si traduce come rosso. Quindi poi si sono sopraggiunti gli arabi nell'840, dopodiché arrivarono gli uiguri. Di conseguenza i kirghisi, fin dall'età medievale, furono incrocio di culture, religioni, tradizioni ed etnie differenti. In realtà i kirghisi etnici sono tutti mescolati tra loro, un po' con uzbeki, un po' con turchi, un po' con gli uiguri, un po' con arabi, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 1207 la terra fu conquistata dall'impero mongolo di Genghis Khan, anche lui la conosciamo già dai video passati, per essere parte del canato dei Chagatai. Nel 1510 arrivò la libertà, ma per un po' di tempo. Dopodiché c'è stata l'invasione dei Kalmucchi, Manciù e Uzbeke, quindi è stata sempre una terra di invasioni. Kyrgyzstan entrò anche formalmente ad essere parte dell'Uzbeko Khanato di Kokand. Nel 1876 il Khanato viene occupato dall'impero russo. Da qui inizia il lungo periodo dell'egemonia russa sul Kyrgyzstan. I kirghisi tentarono insurrezioni, ci sono state delle immigrazioni, ci sono state delle rivolte, le guerre civili, eccetera, eccetera, però è sempre rimasto sotto, diciamo, egemonia della Russia e dell'impero russo. E tanto che tanti kirghisi sono emigrati in Afghanistan o in Cina, quindi nei paesi limitrofi. L'oppressione russa c'è stata per un bel po' di tempo. Nel 1918 inizia l'era dei Soviet. Non vi parlo di tutta l'Unione Sovietica perché ho già fatto tanti video dedicati sulla caduta, come vivevano nell'URSS, erano tutti uguali i paesi, quindi non vi sto a raccontare la stessa cosa. Dirò solo una particolarità. Per Kyrgyzstan, ma in generale per tutti i paesi dell'Asia centrale, essendo popolazioni nomadi, diciamo erano molto lontani dalla situazione in Europa, e dalla vita e dal modo di vivere europeo o russo o comunque occidentale, quindi dall'Unione Sovietica ha dato una spinta parecchio forte per tutti i paesi dell'Asia centrale, perché l'Unione Sovietica ha costretto proprio la scolarizzazione, alfabetizzazione di massa, di forte industrializzazione connessa all'urbanizzazione del territorio arido e selvaggio. Anche qui c'è stata un po' una specie di russizzazione, perché poi la religione, l'Islam, è andato in secondo piano parecchio, ma per tutti i paesi sono diventati un po' più atei, diciamo. Dopodiché alfabetizzazione, le città si stanno costruendo e varie cose, alfabetizzazione, le scuole obbligatorie per tutti, eccetera, eccetera. Anche i nomi delle città si sono russizzati, le vie, i palazzi, i monumenti di Lenin, quindi questo è stato un po' per tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, soprattutto per l'Asia centrale, perché è proprio una cosa diciamo, è una cosa che era, faceva parte del sistema, faceva parte del pensiero socialista comunista, quindi da un lato è stata una grossa spinta a svilupparsi, ad abbandonare, diciamo, lo stile di vita nomade e diventare urbanizzati, civilizzati, eccetera, eccetera. Da un lato perdi un po' la tua identità. Contemporaneamente, dopo la caduta dell'URSS, nel frattempo dell'indipendenza, della caduta della perestroica, c'è un conflitto etnico con la minoranza uzbeka, perché erano un po' sempre in conflitto con l'Uzbekistan. Sta nella regione di Osh. Questa regione poi sarà significativa perché da qui inizia il casino più totale, un po' come per tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, perché stravolge tutta la situazione. Chiaro, per tanti anni sei sotto Unione Sovietica e comanda il capo dell'Unione Sovietica, dopodiché te sei da solo, te ti ritrovi nel territorio e sei tu che deve organizzare il tutto con tutto quello che ti ritrovi. Viene eletto come primo presidente Askar Akaev. Il 31 agosto del 1991 l'indipendenza diventò completa. E qui inizia corruzione, scandali politici, delle cose, insomma, la gente scontenta di questo governo qui di Askar Akaev. Dobbiamo anche dire una cosa, che corruzione in questi paesi dell'Asia centrale è presente dovunque, cioè corruzione fa parte proprio della mentalità, della storia, ma qui non so se anche qui non è tutto bianco e non è tutto nero, è appunto una popolazione con delle conquiste, quindi è sempre un dare e avere, è sempre un dare e avere, vuoi avere qualcosa devi dare qualcosa, quindi potrebbe essere che anche una questione proprio di mentalità, però corruzione è presente moltissimo in questi paesi.
paesi. A Kiev cambiò il governo, rimase il presidente prolungando la durata della sua carica con un referendum, ha fatto un referendum dove ha ricevuto il 96% dei voti favorevoli, quindi è rimasto, forma un nuovo parlamento nel 95, rimane al potere fino al 2005 e l'OCSE, l'Organizzazione Mondiale, dice che non è stato proprio molto corretto e molto onesta questa, diciamo, votazione. Quindi ci sono delle proteste poi nel 2005 che poi vengono chiamate la rivolta, la rivoluzione dei tulipani. È una rivolta contro il potere, considerato un regime corrotto e autoritario, contro appunto la dittatura, il culto della personalità, tutte queste cose che le abbiamo già sentite in tutti i paesi dell'area centrale. Se ci fate caso, dal 95 al 2005 comunque per un bel pezzo rimani sempre a Skarakaev. Dopodiché viene eletto Kurmanbek Bakiev, anche qui 89% dei voti, con la speranza di un cambiamento per il paese. Se ci fate caso, nei consensi di questi paesi sono sempre altissime le percentuali, 90, 96, 95, 92, 89. Bakiev fu rieletto nel 2009 con 76% dei voti, le elezioni non furono considerate trasparenti un'altra volta dall'OCSE. Dopodiché inizia l'opposizione di Bakiev perché dicono che è un semi dittatore, ci sono delle proteste, eccetera, eccetera. Dopodiché nel 2010... si dimette lui, ci sono le dimissioni dopo le proteste violente, ci sono stati tanti morti, dicono anche addirittura potrebbero trattarsi di 2000 morti più o meno, occupano la sede, i manifestanti occupano la sede dei servizi segreti, una donna, qui subentra una donna, Rosa Otunbaeva si chiama, a capo degli oppositori e lei diventa poi presidente del Kirghizistan con un colpo di stato, con la promessa di nuove elezioni democratiche a fine anno, perché volevano riportare il paese appunto alla democrazia. Ma comunque dopo che Bakiev scappa in Kazakistan nel frattempo, si rifugia, le violenze continuano, dopodiché Rosa Otunbaeva chiede aiuto alla Russia e comunque anche un aiuto internazionale per risolvere il conflitto. Lei diventa presidente della Repubblica, capo del governo, ma poco dopo, nel 2011, non si presenta alle elezioni e lascia la strada a Almazbek Atambayev. Clima è un clima particolare, 94% montagne, anche molto molto alte, le vette altissime, all'incirca più di 30.000 fiumi, e ovviamente molto freddo nelle altezze, un po' più secco caldo nelle pianure, tantissimi parchi naturali, zone protette, popolazione, diciamo, parliamo di 70% sono kirghisi, 14-15 uzbeki, 6% sono russi, come in tutti i paesi più o meno dell'Asia centrale sono rimasti pochi perché tanti sono immigrati. Kirghizistan è una delle ex repubbliche sovietiche, insieme al Kazakistan, ad aver mantenuto il russo come lingua ufficiale dopo l'indipendenza, affiancandoli al kirghizo. E comunque il kirghizo, ricordiamo che sempre appartiene alle lingue turche, c'è poca differenza, e rendendo il Kirghizistan un paese bilingue, quindi anche qui c'è lingua russa molto attivamente usata. Questa decisione è un segnale di benvenuto nel nuovo paese indipendente per i russi etnici residenti, come ricordiamo ce ne sono stati russi residenti all'interno di questi paesi, quindi lo fanno anche per ridurre la fuga dei cervelli. E questo è un altro fenomeno che si avviene nei paesi dell'Asia centrale, lo stesso di cui abbiamo parlato in Kazakhstan e in altri paesi. Dopo che diventa indipendente un paese, i russi iniziano ad emigrare. Però, come vi dicevo, comunque i russi davano quella spinta in più a questi paesi di, come dire, andare avanti, proseguire, progresso, crescita, eccetera, eccetera, anche perché voi sapete, no, la Russia è sempre tecnologia, lo spazio, armi, questo. E i russi comunque per questi paesi qui dell'Asia centrale erano abbastanza fondamentali e li portavano parecchio avanti questi paesi quando c'erano tanti russi lì all'interno.
Chiaro che poi quando immigrano tanti russi, te un po' ritorni un attimo indietro, non perché i russi sono bravi, ma proprio per la mentalità. E quindi loro, anche Kazakistan un po' difende un po' lingua russa, un pochino, e Kirghizistan anche difende lingua russa proprio per favorire questa, diciamo, la minoranza etnica, ecco, diciamo così. Il kirghizo appartiene al gruppo delle lingue turche, veniva scritto ancora in alfabeto arabo, ancora prima. Nel 1928 alfabeto latino, quando poi ovviamente i soviet alfabeto cirillico, quindi una lingua turca scritta con alfabeto cirillico. Il russo è lingua madre per maggior parte degli abitanti di Bishkek e la usano per gli affari economici, politici, sono tutti condotti in questa lingua. Quindi di nuovo un paese dell'Asia con la lingua russa, con l'alfabeto cirillico e con la religione musulmana. Cioè, questa è la cosa che fa impazzire gli stranieri, no? Che te vedi Asia, musulmani, in più anche alfabeto cirillico e lingua russa. Pazzesco. Osh è la seconda città più grande. Durante il periodo sovietico l'economia comunque si è basata sull'agricoltura. Il settore più redditizio è quello estrattivo, perché c'è carbone, oro, uranio, eccetera, eccetera. Som kirghizo è la valuta della Repubblica del Kirghizistan. Interessante il fatto che Kirghizistan è una specie di mecca per i turisti buddisti. Tutto il mondo buddista viene lì per vedere delle pietre che si chiamano Tamgha Tash, perché ci sono queste pietre giganti con delle preghiere e delle scritte tibetane che ci si trovano sempre lì vicino a Issyk-Kul. E anche qui con la cucina sempre siamo molto vicini agli altri paesi, qui sempre nomadi, popolazione nomade, quindi loro pascolavano, addobbavano le tende, che sono yurte, con intorno cavalli, mucche, pecore, agnello, eccetera, eccetera. Dopodiché mangiavano gli animali, loro mangiavano, si riposavano, dopodiché ripartivano, quindi si spostavano insieme ai suoi animali domestici. Quindi qui ovviamente la carne è la protagonista e anche il latte, soprattutto latte di la carne ovviamente più agnello, perché comunque paese musulmano, mentre il latte kumis, abbiamo già visto anche in Kazakistan, è il latte del cavallo. Quindi so il latte, latte di cammello, latte di cavallo e così via dicendo. Un altro piatto principale che c'è anche sempre in Kazakistan, kurdak, e il piatto principale è praticamente carne, sempre carne, cotta un po' fritta, una specie di frittura alla piastra con patate, cipolla, le spezie, eccetera, eccetera. Un altro piatto molto buono è lagman. Lagman lo potete trovare anche in Uzbekistan, ma anche in Kazakistan, in tutti i paesi dell'Asia centrale. E la pasta, una specie di linguine con sempre un sugo di carne, i pezzi di carne, le verdure. Un'altra cosa interessante sono chuchuk, o possono essere chiamate case. Case ci sono anche in Kazakistan, e una specie di salame dell'Asia centrale che viene fatta con la carne di cavallo. In realtà loro mangiano tanto anche di carne di cavallo. E se sul tavolo mettono la testa di agnello intera, cotta, o la carne di cavallo, queste salsicce di cavallo, vuol dire che siete l'ospite che hanno aspettato da tanto tempo, che siete l'ospite gradito. Maxim è la bevanda nazionale tradizionale kirghiza. E qui loro sono ovviamente sono persone molto ospitali, loro piacciono gli ospiti, fa parte della cultura dell'Asia centrale, per tutti i paesi vale. Sono persone solari, sono persone ospitalissime, ti offrono tutto, non ti lasciano mai, diciamo, con la fame ancora, ti propongono di tutto e di più, miglior cose danno all'ospite, quindi sono dei paesi molto molto ospitali. E anche qui è presente alcol. Come vi dicevo, paesi dell'Asia centrale sono paesi musulmani, non proprio tradizionalisti,
perché comunque hanno tutte queste influenze e mescolanze, quindi bevono anche alcolici. Tanto che abitanti di paesi del centrale dicono sempre, no? Perché c'è stato anche il periodo sovietico e loro ridono sempre, dice: i russi ci hanno insegnato a bere alcol, ma non ci hanno spiegato le quantità. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che questi paesi dell'Asia centrale vi sono piaciuti, io veramente mi è venuta veramente la nostalgia e mi voglio di andare in Kazakistan. Ho messo anche qualche video, qualche cosa su Instagram e sono paesi assolutamente estremamente interessanti. Se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale, mettete like a questo video, scrivete nei commenti che altri paesi vorrete vedere e quali paesi vi sono piaciuti di più in assoluto e quali avete voglia di visitare. Io veramente vorrei tanto ritornare a viaggiare, vedremo quando si potrà. Vi auguro buona giornata, spasiba, do svidaniya.